Credo di aver trovato qualcosa. Che cosa vedi? Antichi manufatti, di natura tecnologica avanzata. Pergamene. Sembrano in ebraico. Credo che i nazisti stiano cercando di ricreare questa roba. C'è qualche segno identificativo? Das, Icad, Dog, Able, apostrofo, Able, Tare, spazio, Yoke, Item, Charlie, Oak, Onkel Dog. Potrebbe esserci qualcosa negli archivi, Anya. Vedi se trovi dei riferimenti a Das, Icad. D'accordo. Fate attenzione. Mi piace, Blazkowicz. Bella scelta. Tu cerca di recuperare più roba possibile di questo Das, Icad. D'accordo. Oh. Se tu faccio il piano di shit. Tutto quello che posso prendere lo prendo. Vai. Tanto non dovrò tornarci qui, credo, quindi. Qui si può attivare qualcosa? No. Ricarichiamolo. Anche se di poco non mi frega. So, si attiva sta roba? Questo che devo sparargli? Aspetta. Dovrà esserci un modo. Per fare caspè, eh? Sicuramente per uscire da qui. Ancora una. L'altra? Non so se ci arrivo. Vale. Bene. Collaudiamola. Che facciamo? Fonda, ok, fa. Sì. Ci pigliamo all'arma sperimentale. Più potente, quindi. Ops. Per te i primi per passare la modella di taglio. Ah, ok. Figo! Vedo un piccolo canale idraulico dietro la parete nord. Cerca un punto di accesso vicino al pavimento. Perché mi sbigli? Cioè, sono io in copertura. Aspetta, magari ci sono altre cose da aprire, no? Se tu c'ho cose qua sotto che avevo ignorato. Altri manufatti ho preso. Codice Enigma. Oh, ti sfuggono alcune cose, eh? Mamma mia. Ovviamente ti distrae un attimo. Qua c'è altra roba. Ah, vedete. Ok. Cos'è che voleva la maglia lì? Porca. Ah, si può essere più coglioni. Ho lanciato una granata. Due piani sopra di te. C'è un punto di accesso che porta direttamente all'hangar. Aspetta, forse si devo salire sopra, no? No, aspetta, no. Sarei suicidato. Forse non dovevo neanche farlo, però ho voluto. Dovresti essere vicino. Nell'hangar tengono i prototipi di elicottero del progetto Whisper. Fanculo, troppo lontano. Ok. È grazioso sta cosa. Mi ricorda Alien Isolation. Sta cosa di tagliare per aprire dei passaggi e roba del genere. Va bene, bene, bene. Deve essere la gara del set. Ci scommetto la camicia. Segnale rilevato. Sì, vabbè.
Come fanno a farti beccare qua? Cioè, è impossibile, no? È normale, ti sgamino. Eppure hai perso. Povero Blazkowicz. Aspetta, allora. Se trovo i segnali, evito di far arrivare come sempre i rinforzi. Non è cosa da poco. Meno rotture di coglioni. Ma qua non posso passare. Merda, qua non posso passare. Forse quello è l'ufficiale che dovrei uccidere. Ma da sotto non passo, non mi inchiappettola. Facciamoci il giro. Qual è l'obiettivo? Apri le porte dell'hangar, ok. Cioè ragazzi, non vorrei dire, ma Call of Duty mi sta uccidendo. Madò, sto giocando troppo, non sto manco andando in palestra. Voi che mi conoscete sapete quanto la palestra sia importante per me. Però mica, mi piace talmente tanto che non riesco ad andare in palestra. Veramente qualcosa di assurdo. Sto giocando al multigiocatore, sono già arrivato al prestigio 1 e oggi è 10 novembre. Sono arrivato ieri al prestigio 1 oltretutto. Bella kill. Ah, qui c'è shit, vero? Parecchio shit, ma la lascio. E questo? Guns, potenziamento fuoco. Cioè, merda, ma sono un idiota! Uff, pensavo fossero munizioni. Comunque. Madonna. L'idea è di lasciare munizioni e kit e roba del genere. Ma le munizioni no, i kit più che altro. In modo tale che se scoppio il finimondo con queste merda sono pronto. Dello stronzetto. Che poi potrei fare anche un proiettile in testa e via. Ma non è silenziato. Questa cosa la odio. Quattordici metri. Che cazzo era? Lui. Non mi fotte, lo sparo, no? Che cazzo mi fotte? Ecco quello che mi fotte. Vedi come... Ah beh, è vero. Aspetta. Adesso facciamo la sorpresa ravvicinata. Ok, uno è andato. Via, 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 via. Figlio di puttana, ma potevi fare il cretino e andartene a cagare. Ok, l'altro continua a cercarmi. Faccio un po' di scudino. No, risolve troppi problemi, uccide prima gli ufficiali e poi... Fate fare il cazzo che volete, veramente. Non c'è storia. Dov'è la merda? Dov'è? Aspetta che ricarico sta roba. Mi stava cercando, l'ho sentito che era spasso. Boh. Eccolo.
Andate. Non lo so. No, non è difficile da uccidere. Basta semplicemente. Perché? Cosa ha fatto saltare su nell'allarme? Figlio di un cane, sei ancora vivo? Bastardello. Dov'è? Cagheggiate? Allora, devo aprire le porte dell'hangar. Sono sicuro che le porte dell'hangar sono qua attorno. Di cura tu. Questa cosa è una zona? No. Decedi, vacca merda. Ok. Oh, è preciso anche a distanza. No, sono questa porta lunga. Vacca la miseria di tua nonna. Ho lasciato un coltellino. Là sono le porte dell'hangar. Ok. Si aprono da sole. Ecco qua. E questo figlio di puttana. Ops. Arma sbagliata, arma sbagliata. Quello ha granate. Aspetta. Ma come cazzo era la... Scusami, eh. Ma quale me... Allora, scusate, ma il punto... Il punto debole, quale cristone è? Io ho due pistoline, eh. Ma quanto idiota! Sono troppo distante, lancio un coltellino... Oh, mica mi hai cagato il cazzo! Ho finito le munizioni nel momento migliore. Sono morto tanto. Vaffanculo a tua mamma. Cornuta troia. Oh! Ho trovato l'arma giusta forse per fotterlo. Mica! Ti dico! Di un cane cattivo, cattivo. What? Che cazzo succede? Madonna, ah, ogni mia arma sembra inefficace. Ce l'ho fatta, mi ha dato lo scudo in parte. Devo trovare altre munizioni, sto troppo al verde. Wow. Mi sembrava ci fosse tutto questo merdaio solo per due coglioni. Mi serve shit, mi serve shit. Ci sono le mitragliatrici lì, però sono troppo esposte, rimango. Devo rimanere fermo. E poi qui è. Qualcosa di no.
Ciao merda! Oh, oddio! Cioè, spero di non beccarne altri così. Nazisti morti, robot morti. Ho distrutto tutti. Elicotteri recuperati. È proprio il top, eh? Ho ucciso tutti, però, cioè... Non parliamone. Mamma mia, non era difficilissimo, solo che... Non sapevo dove mirare, stavo iniziando ad avere dei dubbi. Gli sparavo in testa, ma non si levava la corazza, perché pensavo ci fosse una corazza, avevo ragione, però non si levava. Quindi pensavo avesse un altro punto debole. Allora... Ci passi? Sì, beh, certo. Anche c'avevo i dubbi. Ok... Documenti codice Enigma. Che sarebbe lui? Oh mio Dio! Aspetti! No, Klaus! Ehi, stai bene? Ok, mister, niente di rotto. Attenzione, Klaus! Devi fare più attenzione, non puoi morire qui! Capitano, prenda Caroline e la porti al posto di guida dell'ultimo elicottero! Chi? Dov'è? E dov'è? Non ho idea dove sia. Vedete le gioie di non vedere chiaramente l'obiettivo. Anzi no, adesso lo vedo. Krishna, però se vi muovete così. Blazkowicz, non ho tutto il giorno. Si siede a rotelle, ce l'hai tutto il giorno, credi. A spasso lo portiamo. Mio eroe. Ma non te lo do, quindi calmati proprio. Date una regolata. Dov'è che la devo portare sta Laida? Qua? Nel deltaplano? Dov'è che la devo portare? Cioè, vedete che non si vede a schermo l'obiettivo. Vacca la miseria. Magari ovviamente la devo portare qui, però... No, neanche! Ah, qui! Va! Ah. Tutti a bordo! Come sei sopravvissuta? Ti credevo morta. Non ricordo molto. Ricordo di aver colpito in faccia Hans Grossi. Ricordo mentre mi alzavo in aria. Per un attimo ho pensato di andare in cielo. Poi la caduta e il dolore, il peggior dolore della mia vita. Era come se gli organi interni mi uscissero dalla schiena. Non potevo muovermi. Sono strisciata via. Mi hanno trovata 3 giorni dopo in un fosso. Lunghi mesi nell'ospedale di Kreisau. Mi hanno inserito dei tubi ovunque. L'infezione... Sono cose che non voglio ricordare. Mi dispiace per le gambe. Non temere. Ho imparato a volare. Questa è la priorità. Cos'è il Dasikad? Come possiamo metterci in contatto con loro? Anya, cosa sappiamo? Molto poco, ma ho alcune idee. Bene. Anya, tu occupati della cosa. Blazkowicz, tu le procurerai tutto quello che le occorre, va bene? Però le do il mio bene. Anya, William, mi serve una mano. Vieni qui per un secondo. E che mano ti serve? Ho degli indizi interessanti. Questa pergamena descrive come creare una sorta di supercemento. È questo che i nazisti hanno usato per creare tutte quelle loro mostruosità? Sì, tutte, anche questo luogo. È l'unico cemento che utilizzano. Ecco come hanno creato così in fretta queste città.
Ora che sappiamo da dove proviene, mi servirà un campione da studiare. Puoi cercare un pezzo di cemento esposto che abbia segni evidenti della muffa. Ma cosa? Dovrebbe essere abbastanza poroso da tagliare via un campione. Tutto ciò che vuoi. Inoltre, c'era un elenco criptato di membri del Das Icad durante la guerra in Polonia. Devo confrontarlo con i registri ufficiali tedeschi dei cittadini ebrei durante il periodo tra il 1939 e il 45. Guarda se i registri sono nella stanza degli archivi. Vado subito a vedere. E c'è un'ultima cosa. No, mo chiamano. È importante. Cosa? Sì, ma non dimmi che c'ho ragione io. No. Questo è tutto. Ora puoi andare. Ah, neanche... Ah, che ciccini. Ma dai, neanche una carezzatina al pomello della porta. Lettera di Bobby. Non mi ha carezzato neanche il pomello. Mannaggia. Mica a volte mi entusiasmo per le mie stesse stronzate, scusate. Cioè, così si fa la corazza ogni volta, praticamente. Sì, si fa... Si potenzia la corazza. Potenzia la corazza, vabbè. Cos'è sta porcata? Vabbè, non so. Allora, cos'è che devo fare? Non lo so. Ah, qui. Ehi, soldatino. Succamelo. Tengono la porta degli archivi, come dire, chiusa, aspetti. Credo che Wyatt abbia le chiavi. Chiusa, cioè... Credo... La porta che tengo la colpa... Chiusa, credo. Cristo. E quello è il termine giusto, è chiusa. Cioè... Wyatt, mi servono le chiavi degli archivi. Le hai tu? Sì, credo di sì. La felicità di un uomo. Perfetto. Dannatamente perfetto. Cosa sono quelle? Piastrine. Tenente colonnello Fergus Reed, della Royal Air Force. Le ho recuperate dal suo cadavere. Volevo riportarle alla RAF, ma non è rimasta alcuna RAF. Era il miglior pilota e un grande soldato. Non sono tagliato per questo. Tagliato per cosa? Questo. Tutto. Avevo 18 anni. All'improvviso la guerra era persa. Tutto il bene del mondo era morto. In qualche modo toccava a me raccogliere i cocci e tenere insieme la resistenza. Affrontare tutto il dannato impero nazista. Crede che fossi pronto per una simile responsabilità. La mia ignoranza ha ucciso non so quante brave persone. Ricorda il soldato Prendergast? Sa, quel tizio poteva sopravvivere a tutto. Era coriaceo. Ma io l'ho ucciso. L'ho mandato in missione. Non è mai tornato. Non sapevo cosa fare. Il tenente colonnello Fergus Reed, lui avrebbe saputo cosa fare. Avrebbe potuto salvarli tutti. Ho sbagliato. Ha fatto una scelta stupida! Oh sì, lo ha fatto! Ha lasciato un ragazzo a fare il lavoro di un uomo! Quel giorno sarei dovuto morire io su quel tavolo, capitano! Non Fergus Reed! Non sono più un bambino, capitano. So riconoscere gli errori. Ecco. Ora mi lasci solo, capito? Cioè, io ho salvato lui che era il più giovane. Cioè, l'altro gli mancava già un occhio. E questo è il ringraziamento. Sì, sì, già me lo ricorderò la prossima volta che ti dovrò salvare, faccia di merda. Ti lascio morire, non me ne frego un cazzo. Imbecille. Ok, gli archivi. Vediamo se sono cose porno. E questo? No, ma si può essere qui. Ok. Altro? Non posso salire, no? Ok. Ok. Devo consegnare gli archivi a chi? Devo consegnarli a lei? Trovate il campione di cemento. Ma da dove me lo tiro fuori? Ci sia della muffa dove tengono il velivolo. Il velivolo, quindi di sotto. Guardate, io secondo me alla fine di tutto questo Ambaradan, quella lì mi scopa. Dove c'è il velivolo? Boh. Campione di muffa vuole sta cristiana. Ah, questa merda. Ecco la piazza di muffa. Mi serve una sega circolare. Oddio. Deve esserci qualche attrezzo nei paraggi. Vediamo se c'è una siga. La scivolata è troppo figa. Vale. Oh, Gesù!